Oggi si sta svolgendo la quinta tappa dell'East Thulia Basket Country. Dopo che ieri sono saltati gli sloveni, poco per carità, hanno sbagliato un po' la tattica. Però né Pogačar né Roglic sono più in testa alla classifica. Vi è Brandon McNulty. Secondo Roglic a 23 secondi, Vingegaard a 28, Bilbao a 36 e Pogačar a 43. Ieri ha vinto Izagirre in una volata a 5 con Bilbao, McNulty, Vingegaard, Buchmann e Chaves sesto a 2 secondi. Oggi si va da Ondarribia a Ondarroa per 160 km. È una tappa essenzialmente di pianura, però non manca molto alla fine di questo Gran Premio dei Paesi Baschi o East Thulia Basket Country, e anche oggi c'è qualche montagnetta, qualche montagnola, quindi ci potrebbe essere qualche attacco. È a 30 km dal traguardo. C'è questa montagna di terza categoria al 4,7%. Non credo che McNulty avrà qualche difficoltà. E quindi non credo a un ribaltone di questi Paesi Baschi. I favoriti dovrebbero essere Nielsen, Alex Aramburu, Aberasturi, Valverde, De Gendt, Smith, Fraile, Bevan, Hermans, Paret-Etre, Mollema e Cosnefroid. Se il team Jumbo dovesse perdere il Giro dei Paesi Baschi, lo perderà essenzialmente per la tattica suicida di ieri. In questo momento, dopo 31 km, ovvero a 129 km alla fine della tappa, c'è Schelling, Bernard, Cerny, Frölich-Hörnery e Amador in fuga. Lekne Sundell gli segue 28 secondi e il gruppo con Izagirre, Schaffman, Pogačar, Yates e tutti McNulty a 1 minuto e 52 secondi. Non è partito Victor Delapart della Total Energy,